Vai Radio in TV pure sopra Facebook. Il Ciardatano. Oh, buongiorno a tutti e bentornati al Ciardatano. Vi ricordo i numeri telefonici ai quali potete chiamare per intervenire in diretta, sempre con noi, perché vi accorgerete che facendo il numero 080-501-4668 oppure mandandoci un messaggio tramite WhatsApp al 370-301-5353 vi accorgerete che è in diretta, quindi fatelo il prima possibile. Vi ricordo che quest'anno noi parliamo di quello che è successo intorno agli anni 70, anzi tra gli anni 70 e gli anni 80, e lo faremo oggi in compagnia sempre di Silvia De Sandi, che ci ascolta dall'altra parte del vetro, grazie, da Paolo. Ciao oggi Paolo. Al Ciardatano si parlerà di Federico Semplice. Oggi al Ciardatano, come vi ho anticipato, si parlerà di un grandissimo personaggio che ha fatto la storia della musica, nonché la storia della batteria, batteria intesa come strumento, non come batteria di pentole, come molti sapranno, insomma. E lo faremo con un mito vivente, signore e signori, Agostino Marangolo. Carissimo, come stai? Bene, bene, ancora in forma. È un onore per me averti, anche perché aspettavo questo momento da una vita. Ma come l'hai saputo che io stavo a Bari? Non so se da dire in trasmissione, però sto a Bari io l'ho saputo perché so che tu sei sposato con una barese. Con una barese, barese. E quindi so che abiti qua vicino più o meno. Non diciamo dove, perché sennò capisco che vengono sotto casa tua. No, non siamo a questo livello, dai. Allora, come nasce il tuo amore per la batteria? Ma io a 13 anni a casa chiedo una batteria, e con la fortuna che ho avuto di avere una famiglia molto... Sì, di musicisti. Mio padre suonava, mia mamma apparteneva a una bella famiglia più votata alla cultura che altro, quindi mi hanno comprato subito la batteria vera. E io a 14 Ma vera, anni, non giocattolo. Non quella giocattolo, no. Quella vera. E io a 14 anni avevo già l'idea, da grande voglio fare questo. Ok. Subito dopo hai chiaramente iniziato con i primi gruppi, no? Beh, con un gruppo siciliano dove c'era mio fratello Antonio Marangolo, grande sassofonista. Sassofonista straordinario. Io non l'ho conosciuto purtroppo, però ho sentito molti lavori che ha fatto. Beh, cose con Paolo Conte molto belle, i dischi. Insomma, questo gruppo di cugini parte da Roma, dalla Sicilia, si trasferisce a Roma. Fa immediatamente un contratto discografico, ma stiamo parlando di anni 69, fine 60, 70, dove c'era una Roma che solo a descriverla era un fascino impressionante. C'erano solo locali dove suonavano gruppi, quindi c'era il prog, il famoso prog in auge, quindi c'era la premiata, il banco, il rovescio della medaglia, il banco del mutuo soccorso, la raccomandata, eccetera, eccetera. Tutto dal vivo, senza uso dei dischetti. E la sera, una delle cose più affascinanti era andare al Titan, che era il locale alternativo del Piper, a vedere i Pooh che facevano le cover dei Beatles. E tu lì... Credimi, eravamo tutti musicisti in prima fila, affascinati nel vedere scioccati. I Beatles che poi cantavano da Dio e facevano il boom per una settimana, da lunedì al venerdì, con Riccardo Fogli, Negrini, ancora il batterista che stava prima di Stefano Dorazio. C'è un messaggio vocale, sentiamo. Ciao Renato, siete speciali. Grazie. Oh, un sospiro è partito. Cosa ti ricorda questo brano? Beh, mi ricordo un rapporto con Dario molto bello, in un momento di grande coraggio, dove nessuno pensava veramente alle classifiche o a far soldi, si pensava a fare cose diverse per farsi notare, e devo dire che l'abbinamento Goblin-Argento era perfetto, perché erano noi giovani pazzi, forse troppo giovani per aver avuto già il successo di Profondo Rosso, e Dario ovviamente con la sua geniale follia, la sua intelligenza di spettacolo pazzesca. Quindi maestro, un periodo d'oro, sicuramente d'oro. Quanti anni avevi quando sei entrato nei Goblin? Allora, io nei Goblin entro per una litigata, una delle 197 litigate dei Goblin
dove Claudio Simonetti e Walter Martino, figli d'arte, diciamo, sia di Bruno che di Enrico Simonetti, vanno via per fare un gruppo di, dei famosi figli, dei figli dei papà famosi, quindi Stefano Cerri, figlio di Franco Cerri, Bruno Martino e Simonetti fanno Simonetti, Cerri, Martino durante la lavorazione di Profondo Rosso. Noi eravamo molto amici, ci frequentavamo indipendentemente da, noi avevamo un altro gruppo, noi suonavamo rock, e allora chiamano immediatamente me e mio fratello per finire il resto della colonna sonora, e non a caso facciamo due temi importanti come Death Dice e una parte di Mad Puppet, no? Che poi diventano il tema dell'assassino. Da quel momento, ovviamente, grande successo. Stiamo parlando di delle foto storiche. Ma vai, continua, scusa. E quindi no, il film immediatamente incassa l'ira di Dio, il disco dopo... Vedi, qua c'è la prima formazione. La formazione, questa è l'originale. Ci sei tu, c'è Simonetti. Io, Simonetti, Pignatelli e Morante. Mamma mia. Quindi si prospetta un tour immediatamente dopo il film che è Cocciante con supporti di Gobbi. Però che succede? Che dopo un mese di tour, Cocciante c'ha un pezzo un po' sfigato in quel momento, non ha uno dei pezzi più forti, c'ha un pezzo tipo L'Alba, così. E noi come Profondo Rosso invece passiamo primi noi e quinto lui, no? Stiamo parlando del 75, certo, Teatro Piccinni, cioè, costo del biglietto 1500 lire, io c'ho ancora... 44 anni fa. Allora a un certo punto diciamo i manager dicevano: adesso chi deve suonare prima, Cocciante o... Allora noi da grandi signori abbiamo detto no, noi prima facciamo Cocciante. Sempre la spalla. Senti, lavorare a un progetto, cioè quindi a una colonna sonora, com'è? Guarda, ci sono diversi registi con cui noi abbiamo lavorato, registi competenti e pretenziosi, no? Dario ovviamente è uno di questi, è uno che mette bocca perché la sa mettere, dà dei consigli, ti fa sentire delle cose interessanti, ma anche molto difficili e complicate che lui in quel momento conosce, quindi dà un indirizzo. E sa cosa vuole. Poi noi, cose che non si sa, abbiamo fatto, diciamo, altre colonne sonore, dicevo prima a lui, Zombie. Questo è Zombie, esatto, di Romero. Abbiamo fatto altre colonne sonore con altri registi, con i film di Thomas Mina, Squadra Anti-Gangster, Squadra Anti-Mafia, dove invece il regista non viene neanche in studio. Fate voi, no, tanto vabbè, mi fido. Bravissimo. E poi vabbè, successivamente o contemporaneamente poi si è entrato di Napoli Centrale. Napoli Centrale parte addirittura un po' prima di Goblin, perché nel 75, grazie a Bobby Solo, guarda che cosa complicatissima, che era proprietario di uno degli studi più belli romani, nella lavorazione del secondo disco di Napoli Centrale, che è Mattanza, Bobby Solo consiglia a James Senese, dice: guarda che a Roma c'è un batterista fortissimo che suona funky, devi chiamarlo. E così, tramite Bobby, io conosco James e entro a far parte di Napoli Centrale. C'è una telefonata, scusami Agostino, vediamo chi è. Pronto? Pronto? Renato? Ciao Michelina, c'è la signora che ha un problema, c'è il singhiozzo fisso. Metti una canzone bella? Sì, te la mettiamo subito, Michelina. Seguici. Metti una bella canzone degli anni passati. Certo, vabbè, stiamo qui apposta. Ciao Michelina, grazie. Scusa, no, Agostino, lei è una stalker, sei. Praticamente. Lei chiama ogni due minuti, anche quando sta in solo Tambora che parla di sport. E quindi stavi dicendo, scusami se ti ho interrotto. Dove eravamo rimasti? Aiuto. Bobby Solo. Bobby Solo segnala James. Questo batterista così, e io entro nelle grazie di James, e che poi James dice a Pino, nel disco Pino Daniele, quello che si fa la barba, dove c'è Sto vicino a te, il mare, io sono pazzo, di buttare tutta la batteria che è stata fatta e di chiamare me, perché... Ma in realtà io conoscevo Pino e suonavo il basso con Jenny Sorrenti. Infatti io stavo per chiedere, come hai conosciuto Pino Daniele? Pino lo incontro in uno studio di registrazione che suonava con Jenny Sorrenti, era ovviamente non certo quello che tutti conosciamo adesso, era diciamo uno sfigatino
non lavorava, non c'aveva una lira. Una volta mi ha chiesto alla stazione, c'aveva i soldi del biglietto del treno, e io invece, che ero già una star, e certo, ho preso 5.000 lire del 74, che erano un'enormità, e gli feci questo regalo, e lui si ricorda sempre che tu mi hai dato 5.000 lire, ma quella è stata la fortuna mia, dice, la fortuna, certo. Ma poi te l'ha dato indietro? No, io mai. Me l'ha dato indietro in fama, in grande fama. No. Ma senti, bisogna dirle queste cose, no, ma infatti io ti ho chiamato. Se oggi siamo qua e possiamo parlare, devi svuotare tutto quello che c'hai. Io lo dico, io sono uno dei pochi, i napoletani lo dicono un po' meno, ma io dico che noi la fama la dobbiamo a lui. Certo. Perché poi la cosa strana è che hanno suonato tanti musicisti con Pino, però molti sono riusciti a diventare famosi. Ora sì, io non voglio dire perché siamo stati più bravi forse noi, o io, o Tullio, ma batteristi storici italiani e stranieri che hanno suonato con Pino non hanno goduto poi della notorietà che abbiamo avuto. Certo. Allora, o questo dipende dal momento di produzione sua, che era più florido e più bello, oppure perché noi abbiamo avuto più coraggio forse a suonare in un modo diverso. Senti, da batterista a batterista, Tullio De Piscopo, che tipo è? Ma Tullio è il papà di tutti. È il papà di tutti ed è intoccabile da questo punto di vista. È come il padrino, no? Come se tu, quando vedi il padrino, cioè tu lo Episcopo e poi. E poi io ho sempre avuto una stima nel suo suonare jazz, e una non tanto stima nel suo suonare pop. Sinceramente, non lo sento a suo agio come nella versione jazz. Ho capito. Ma lui credo che in fondo questa cosa la sa. La sa. Sotto. Però si ostina a voler fare il pop, anche perché lui ha detto durante un'intervista: oh, io quando ho fatto Andamento Lento è uscito forte, abbiamo venduto non so quanti milioni di dischi all'epoca. Il pop porta ovviamente porta più notorietà, fa le televisioni. Non a caso, se vai a Umbria Jazz, non so se manchi da molto. Lì hanno cambiato completamente. No, il target è completamente diverso. Cioè, lì da fare jazz, adesso fanno pop, fanno funky, fanno. Sì, sì, sì. Dimmi, Silvia. Io ho una domanda. Certo. Qual è invece il genere che lei sente più suo? Lei. Tu. Ma che mi dà di lei? Chiedo scusa. Dici che io, senti no? Più tuo. Che io sento più mio. Guarda, io credo che con Pino ho avuto grandissima facilità nel suonare. Infatti. Nera Metà è considerato il disco più bello italiano come disco pop migliore degli ultimi 40 anni. Quindi era un connubio, ma perché era un connubio perfetto? Perché in quegli anni i dischi si facevano con un altro spirito, no? Succedeva che il cantante metteva i pezzi e basta, e non metteva bocca sul resto. Negli anni 70 c'era una schiera di musicisti molto più preparati dei cantanti, con una cultura musicale più forte. Certo. Quindi cosa è successo? Che in quel momento Pino dava a noi musicisti, che avevamo una cultura invece musicale più già suonavamo Herbie Hancock, Average White Band, Tower of Power, Earth, Wind and Fire, conoscevamo quella roba. Quindi è stato come mettere quella roba, quella nostra cultura, finalmente in una musica italiana a disposizione. E quattro teste che davano delle idee su un grande pezzo. Perché quando tu sentivi Pino farsi fare Quando gioco con la chitarra, bastava quello. Cioè, lo potevi solo rovinare. Perché andava di suo, camminava di suo, eccetera. Però questo modo di lavorare, che poi è stato lo stesso con De Crescenzo, è stato lo stesso con Teresa Di Sio, con Mike Francis, con tutta quella schiera di artisti alternativi, era: il cantante sa fare bene i pezzi e fa i pezzi. I musicisti sanno. Vero, sì. Quindi gli arrangiamenti di Nera a Metà di Pino Daniele sono più opera nostra che sua, e questo secondo me ha fatto sì che noi ci siamo espressi al massimo. Senti, ma il brano al quale ti senti più legato, che hai suonato con Pino, qual è? Cioè, quello dove dici, là sto io. Ma diciamo che Quando chiove, con quell'intro di Spazzole, ogni volta che parte negli stadi che fanno un boato, quella cosa l'ho inventata io. L'ho inventata, insomma. No, vabbè, l'ho presa come spunto dal famoso pezzo di Billy Joel, no? Just Where You Are, no?
da quella ritmica io ci ho tirato fuori una cosa di spazzole, però la divisione ci assomiglia molto. Perché poi uno dice, vabbè... Però quello mi appartiene, dai. Quello... Infatti. E dopo quello là, un altro? Ma devo dire che... Che quando senti che, suonare magari dalla cover, dici, quello là che sono mio. Per forza devono fare come dico io, oinè sul musicante, che quello anche si chiede, l'ha dovuto Tardo, suonare così. Fermate, c'è stanno i consigli per acquisti. Vabbè, pubblicità, ci vediamo fra poco. Il ciardatano. Ciardatano. Bentornati al Ciardatano con questa meraviglia, questo Juanny Chove. Però questa che versione è? Originale. Eccola qua, sì, no, che ma non sentivo bene. Ma subito, io lo so. Che anno era qua? Qui siamo 79. 79, io avevo 26 anni, lo studio è il Carimate, il castello... E c'è un episodio molto bello, questo che lo dobbiamo raccontare, che è molto divertente. No, lo devi dire. No, questo è bello. Allora, partenza da Roma, io e Pino siamo gli unici. Sei qui apposta, devi dire tutti no, i cavoli bella, che, non, che la gente bella, non questa sa. Questa è bella. Appuntamento a Milano, io e Pino, gli unici che viviamo a Roma, partiamo da soli con un Opel Kadett marroncino, un po' investita. Questo per farvi capire che non c'erano né divismi né niente. Pino era uno di noi. Passaggio a Siena, dove si deve fare la copertina al tramonto col colore terra di Siena rossiccio eccetera eccetera, e partiamo io e Pino con questo percato, ci fermiamo a Siena, aveva piovuto, era tutto infangato, Pino comincia a bestemmiare, ma dico, con tutte le copertine belle dobbiamo stare qua a bagnare tutto infangato, basta, dobbiamo fare la foto, arriva il fotografo da Milano un po' in ritardo, Pino non ha la cinghia della chitarra, la cinta. È obbligatorio la foto con la cinta. Io avevo una sciarpa, all'epoca ero molto frufru, sì. Goblin. Do la mia sciarpa di lana, se voi andate a controllare nella copertina si vede una sciarpa di lana gialla attaccata alla chitarra con Pino a tracollo questa chitarra. Insomma, facciamo sta foto nella peggiore delle condizioni. Partiamo io e Pino, felici di andare a Milano, arriviamo a Milano al castello. Al castello che succede? Che il proprietario, i musicisti arriveranno l'indomani, c'ha la pessima idea di accoglierci in armatura antica, così, come se fare una figata, secondo me. Cioè, Pino gli piglia un colpo e fa... E chi è questo? Entriamo, stanze enormi, letti su stanze di che ti posso dire, 50 metri quadri, le volte altissime, tutte, diciamo, affreschi terrorizzanti. Pino mi guarda, io qua non ci dormo, sono i fantasmi qua. Andiamocene in albergo. Andiamo in albergo e per farvi capire il momento, andiamo in una doppia. Cioè, se tu pensi adesso, no. L'artista e il batterista che vanno in doppia insieme, dici no, non è possibile. Sì, no? Andiamo in doppia in un alberghetto a Carimate e Pino dice: devo fare assolutamente un pezzo entro stasera che devo consegnare a Loredana Bertè. Non ho fatto nulla fino adesso, sono in ritardo, prende la chitarra e in 3 minuti fa buongiorno anche a te e io ancora lo guardo. Mamma. Con la facilità che neanche ve lo dico. Pazzesco. Non a caso è diventato Pino Daniele, perché sennò... C'è una telefonata, pronto? Pronto! Ciao, chi sei? Buongiorno! Ciao, posso buongiorno. Posso salutare il mitico Ago? Come no? Chi è? Gianni? Gianni, il chitarrista, batterista. Di dove? Di dove sei? Io per il momento sono a Bari, Agostino mi conosce benissimo. Ci siamo conosciuti vicino casa di Agostino. Gianni, ma sei Gianni Terremoto? Bravo! Gianni Terremoto! Ago. Ma tu lo so che non lo devi dire, ma tu devi dire che sei il carabiniere, se no io non ti riconoscerò mai. Lo so no, che vabbè, ma non lo vuoi dire in trasmissione. Già che hai detto terremoto, è tutto ok. Un giorno tornavo a casa, c'erano due carabinieri vicino a casa, dice tu mi fermano a piedi. No, detto, guarda, ho fatto. Lo posso dire in diretta, Agostino, a parte di essere un mito. Certo. Da dietro la batteria è una bravissima persona. Ma infatti io me ne sto rendendo conto ora. Troppo buono. No, ho appena beccato. Gianni, grazie del pensiero. Dai, ci vediamo. Sì,
Grazie mille, okay. Gianni. Ciao. Ciao, ciao. Gianni Terremoto. E perché Terremoto? Non è il soprannome. Suo, senti, vabbè, oltre Pino, tipo, vabbè, io ho una stima pazzesca per De Crescenzo, che reputo un artista a 360 gradi. Bravo, sì. Con lui com'è andata? Guarda, io con De Crescenzo ho lavorato grazie a Claudio Mattone, no? Certo. Che ha scritto ancora. Reputo ancora uno dei più grandi produttori che ha avuto l'Italia, sicuramente. Un pozzo di scienza musicale. Sì, sì. È uno che a me a 23-24 anni mi diceva delle cose che io ho capito dopo. Molto tardi. E una te la dico a te, tipo? Che sei un batterista che è importantissimo. Dice, Ringo Starr quando suona le tuine fai i lanci in shuffle. E tu a 23 anni, quando uno ti diceva una cosa con quella competenza, diceva, ma questo che sta di questo? Diceva, ha ragione lui, sì, ha ragione lui. E lui senti Lady B, senti Something, senti quei pezzi lì. E i lanci di Ringo hanno uno swing incredibile. È vero. Lui intendeva, e allora mi diceva questa cosa, quando porti la tuina nei pezzi di Edoardo, pensalo... Invece di pensarlo, ti un po' a swing e vedrai. Quindi ho lavorato con Edoardo, con l'onore di aver avuto sempre la presenza di Claudio, e abbiamo fatto capolavori come Amico che voli, quell'altro napoletano, blues metropolitano, con fior di musicisti, tutti suonati in diretta. Ah, Claudio è un grande, quindi credo che Edoardo ha abbandonato Claudio. È finito sì. come i neri per caso quando hanno abbandonato Claudio, come c'è niente da fare, ragazzi, ci sono dei produttori o dei personaggi che hanno fatto la storia degli artisti, no, è così. Chi è questo qui che stiamo sentendo? Napoli Centrale. Ah, è 76. 76. Sax inconfondibile, infatti stavamo parlando adesso e non sapevo che James Senese facesse parte degli Showman, un gruppo degli anni 60 addirittura. Un'ora sola ti vorrei, il solo famosissimo di sax, esatto. Era lui, certo. James, e quando me lo disse no, non è possibile, poi sono andato a vedere su YouTube e ci sono dei video che del 67, credo, 66. Però fece un Sanremo, no? Sì. Un'ora sola ti vorrei. Sì. Oh, se no, i primi tre posti sicuramente. Con il cantante famosissimo. Mario Muselli, poi è morto. Mario Muselli, sì. E negli Showman c'era Elio Danna che poi fondò gli Osanna. Gli Osanna dopo, sì, questa cosa qui le volevo. Erano in due, James ed Elio erano i sassofonisti, diciamo, storici. Io volevo farti questa domanda. Il live... con Pino al teatro Petruzzelli. Beh, quella è una storia pure complicatissima. Comunque spero di raccontarla nel modo più breve possibile. Lo show live, che poi fa parte del tour di Musicante, dove noi, prima ospiti da Fidel Castro, che l'altro è un'esperienza bella da raccontare. Mamma. Siamo andati a Cuba a prelevare i due fiati e il percussionista, no? Proprio nella ospiti suoi, siamo stati nella sua residenza. Fidel Castro. Sì, lui ci ha ospitato. La stretta di mano con Fidel Castro è uno dei momenti più emozionanti. Cosa si prova in quei casi? Cioè, là che fai dopo? Guarda, avere Fidel Castro di fronte, credimi, è un momento importante della tua vita, ma lo capisci più dopo che mentre lo fai, no? È come quando ho tentato di stringere la mano a Michael Jackson e non me l'ha data, no? Ah. Per esempio, in camerino. Ma ha fatto un inchino, mi ha detto. Dillo a lei perché lei è una malata. Poi te lo racconto dopo. Insomma, lo show live che succede? Succede che nella fine del tour, appunto, di Musicante, che viene chiamato poi show live,
Pino e la produzione decidono di registrare le ultime quattro concerti, come è dopo fare i tour che si registrano i concerti finali. Ah, concerto, non tracce, scusa. No, e qui che succede? Che invece di prendere però uno studio mobile e fare le cose fatte bene, il napoletano sempre deve fare quella cosa un po' arraffazzonata a modo loro. Prendono lo studio, il registratore analogico in studio di Pino a Formia, lo affiancano al mixer senza rendersi conto se era tarato bene, se era bene, e registrano gli ultimi quattro concerti. Alla fine vanno in studio, aprono le bobine e su tutto il concerto, tranne i tre pezzi dove suono io, c'è un rumore di fondo su tutte le 24 tracce che non si può togliere, talmente forte che si deve rifare tutto da capo. A quel punto Pino mi chiama, disperato: "Ah, Agostino, non so come fare, dove facciamo qua?" Io ho detto: "Pino, io sto in tour già da un'altra parte." Chiama Tullio, vai a Petruzzelli con tutti i musicisti e i registi. Però questo che è successo? Che ha penalizzato la parte al chiuso, certo, i problemi è. E a me ha valorizzato, se non altro da un punto di vista del suono. Quindi chi sente quel disco sente due suoni completamente differenti. E che sono le fortune casuali della vita. C'è una telefonata, pronto? Pronto, sì, Renato. Ciao, chi sei? Pronto, siamo pronti. Renato. Ciao, chi sei? Potrei sentire una catastrofe bionda di... Come? Pronto? Di Marco Ferradini. La catastrofe bionda. Ma ce l'abbiamo? Non lo so, Paolo, vediamo un po'. Adesso la cerchiamo. Mai sentito, tra l'altro. Vabbè, grazie per averci chiamato. Agostino, che cosa ti manca di più di Pino? Beh, suonare la buona musica, stare a fianco di grandi musicisti, perché io grazie a Pino ho avuto la fortuna di suonare con i percussionisti più forti del mondo, qui Mino Cinelo, Vasconcelos, Manolo Badrena, Danny Cummings dei Dire Straits, e con i più grandi bassisti, Alfonso Johnson di Santana, Pino Palladino. Jeremy Meek, è la libertà, ecco quello che manca, la libertà di stare su un palco e poter fare quello che vuoi senza poi, diciamo, o rimproveri serali, quello è troppo così, magari così non lo fare, quel lancio, sai, un po' complicato, sai. Mi è successo, no? Io mi definisco un musicista coraggioso, quindi io in una mia performance, che sia Toto Cutugno o Pino Daniele, a un certo punto firmo. Cioè, è mai normale. A discapito del commercio, se mi passa, mi passa. Se mi viene bocciato, mi fermano. E qualche volta sono stato bloccato dalla regia. Agostino, ma questo è un po' complicato, mi fa così, poi non vendiamo, sai? E quindi molti artisti io me li sono giocati, perché non sono stato al 100% al servizio. No, per me i musicisti si dividono in due categorie: i musicisti e gli orchestrali. Sì, sì. Ecco, io non lo... mettetemi dove volete, decidetelo voi. Io no, non mi voglio definire né là né là. Per dire, firma, quando vi ho detto firma prima, io la intendo un po' come il lancio dell'inizio del brano di Baglioni, Mille giorni di te di me, dove c'è la firma di Steve Ferrone. Quella è la firma, esatto. Quindi è quella giusto, è per signori, spiegare. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Va bene. Ci rivedremo? Sì, io lo voglio, ragazzi, assolutamente. È un'altra stato un volta. Un piacere, forse ho parlato troppo. No, ci stiamo qua in TV, in radio. Ci vediamo, grazie. Ciao, a tutti. Grazie a ci vediamo domani, sempre con lo Ciardatano, dalle 13.30 alle 14. È stato ciao. Un piacere. Ma grazie. Sono volato mezz'ora. Vai radio in TV pure sopra Facebook. Il Ciardatano.